Effettuate anche qui alternando le manovre, 5 colpi interscapolari con via di fuga laterale per non fare danni sulla testa del bambino. 1, 2, 3, 4, 5. Poi lo girate tipo sandwich usando le due braccia in modo sempre da tutelare la colonna vertebrale e la testa del bambino. E a questo punto, sempre fissando la gambina del bambino sotto l'ascella, fate le 5 compressioni lente e profonde. Anche qui dovete trovare la linea intermammellare con un dito, scendere di un dito, con le altre due dita fare le 5 compressioni. Devono essere lente e profonde. 1, 2, 3, 4, 5. Anche in questo caso, se il bambino diventa incosciente, e continuate a alternare finché si libera. Di solito, come dicevo prima, subito la prima manovra delle colpi interscapolari, le vie respiratorie si liberano. Nel caso invece diventa incosciente, lo posizionate anche in questo caso su un piano rigido. A questo punto un bambino così piccolo potete posizionarlo anche su un tavolo e chiamate voi, in questo caso, il 118. Verificate le vie aeree, nel caso di corpo affiorante, anche in questo caso, ma solo ed esclusivamente se affiorante, se siete sicuri di riuscire a estrarlo con il ditoncino e non lo buttate più sotto, entrate col ditoncino lateralmente dalla bocca e provate a estrarlo, solo ed esclusivamente se affiorante. Poi fate 5 insufflazioni, in questo caso essendo piccolo riuscite a prendere anche il naso, per cui naso bocca bambino, bocca del soccorritore, e fate 5 insufflazioni. Poi eseguite per un minuto 30 compressioni, 2 insufflazioni. Le compressioni sono nello stesso punto in cui vi abbiamo fatto vedere prima, in questo caso sono più rapide. 2, 3, 4.